grazie per essere qui. Sì. Chi di voi era già qui ieri? No, silenzio. Lui è proprio alla fine. Ok, avete sentito la spiegazione di come funziona questo? È meglio. No, abbiamo visto come funziona. Sì, esatto. Ok. Allora, vediamo qui quanta roba c'è. Prima di provare senza stare a consumare altri fogli. Esatto, questo qui praticamente sarebbe più o meno lo schema come funziona questo che si chiama lifter, e questo sarebbe un lato del lifter, solamente una parte. C'è un filo molto sottile, in questo caso il tungsteno, di 0,0125 mm, cioè veramente più piccolo di un capello, e sotto c'è una piastra di alluminio. Le due sono collegate a polarità opposta ad alta tensione, e quando il filo, che è molto sottile, viene collegato all'alta tensione, genera degli ioni, ok, possono essere positivi o negativi, in questo caso positivi. Questi ioni vengono attratti dalla piastra a polarità opposta, nel muoversi urtano le molecole neutre d'aria, ok, e impartiscono loro del momento, cioè della quantità di moto, della velocità, e gli ioni vengono raccolti quasi tutti nella piastra sottostante, ma le particelle neutre, essendo neutre, proseguono il loro corso e vengono espulse dalla parte sottostante, e si viene a generare una spinta in questa direzione. Questa è la spiegazione, appunto, che scientifica, che dimostreremo che è anche la più attendibile. Ci sono state anche spiegazioni su internet, spiegazioni di antigravità, per dire questa, cioè, creando un campo elettrico non uniforme tra due elettrodi si può creare anche una distorsione, nello spazio-tempo, ma vedremo che se questo fosse vero, ovviamente coprendo, come vedremo, l'aggeggio con questo lo isola dal flusso d'aria che questo può generare. Se fosse un effetto di gravità si dovrebbe spostare ancora, invece vedremo che non si sposterà affatto. Okay. Ieri, a proposito, abbiamo scoperto alla fine che il contatto tra il filo superiore e appunto l'alta tensione non era tanto buono, e l'aggeggio funzionava lo stesso, ma ci voleva un voltaggio più elevato. In questo caso, non so, andando a voltaggio massimo, forse potrebbe anche sollevarsi senza levitare. No? Infatti ci sono molti, utilizzando dei generatori ad alta tensione un po' più potenti, che hanno fatto degli aggeggi del genere che proprio riescono a sollevarsi da terra automaticamente, cioè da soli, collegati con un filo che comunque li porta la tensione. Ok, partiamo da zero. Ecco, vedete? Siamo a 8 kV. Vedete questo ronzio? Ecco. Il ronzio è dovuto appunto all'effetto di ionizzazione dell'aria creato dal filo molto sottile. Riaccendo. Ecco, vedete che la spinta è proprio inconfutabile, insomma. E se si mette una mano qua sotto, senza avvicinarsi troppo, si sente un flusso di aria che viene generato. Manca una cosa fondamentale. Esatto. Un attimo, che siccome rimane sempre un po' di tensione, ecco, nel condensatore voglio scaricare. Ok.
mattina. Diamo la stessa tensione che c'era prima, a dire la verità vedete che è anche aperto da un lato il cubo, di conseguenza forse qualcosa viene prodotto perché per circolazione d'aria da vicino da sopra al sotto, però non dovrebbe essere tanto. Ecco, vedete? Non si quasi nulla. Nulla. Avete inventato l'anticarità. Anche stavolta. Abbiamo confutato l'idea per cui si dice che questi dispositivi funzionano alterando lo spazio-tempo. Sfortunatamente non è così. Ok. Questo è il lifter. L'altro esperimento invece è quello di ricavare elettricità dall'atmosfera, corrente elettrica dall'atmosfera. E per questo si usa questo mini dispositivo che simula il potenziale elettrico atmosferico. Tutti sanno che l'atmosfera ha un gradiente elettrico che va di 100 volt al metro, perché ogni metro che io mi sollevo da terra guadagno 100 volt, perciò se riuscissi a arrivare a 100 metri avrei 10.000 volt di tensione. È un enorme condensatore dove la terra è al potenziale zero. L'atmosfera potenziale. Esatto. Se io riuscissi a collegare un cavo là e fare mettere corrente, il problema è che comunque non c'è una piastra nell'atmosfera, per cui non posso fare un collegamento diretto, devo trovare un metodo per rompere, diciamo così, il potenziale dell'aria e andare a catturare questo potenziale elettrostatico. In questo caso il potenziale atmosferico viene simulato da abbiamo una piastra simula il cielo, questa, e questa che sarebbe la componente più importante del circuito sono dei collettori di elettricità appunto atmosferica, e che sono dei banali fili di rame molto sottili, poi spiegherò perché devono essere sottili, che sono collegati a questo circuito che trasformeranno appunto la alta tensione che applicherò in bassa tensione, che sarà in grado di far accendere un LED. Polarizziamo l'atmosfera come è polarizzata di solito, cioè l'atmosfera solitamente cioè il potenziale è positivo, cioè in pratica il cielo, il terreno è, può essere negativo come potenziale, mentre andando con l'altitudine sia potenziale positivo, di conseguenza il filo rosso è il più, il filo bianco è il meno, e lo collego appunto a terra, qui c'è il collegamento. Basta appoggiarli e comunque le correnti sono così basse che non occorre fare delle saldature particolari. Ok. Partiamo da tensione, la base tensione. Questo qui è un normalissimo trasformatore da 220 a 12 volt. Questo è un altro trasformatore che va da 12 volt. È proporzionale, dire la verità, vedete, per ogni più o meno, per ogni volt che si vede qui, qua viene messo un kilovolt, viene moltiplicato per 1000, okay? In questo caso c'è un kilovolt, aumentando con la tensione, ecco, vedete l'LED comincia a lampeggiare, e questa è l'elettricità che viene trasformata, l'elettricità statica, che è prodotta tra la piastra e terra, viene trasformata in energia utile che poi può essere utilizzata per appunto per qualsiasi elettrodomestico, in questo caso una luce, è una lucina, però io se riesco ad avere molta potenza posso utilizzarla anche per elettrodomestici in casa. Aumentando ulteriormente, vede che a un certo punto
tanto tanto andiamo bene, non c'è scarica, perché potrebbe avvenire che c'è così un fulmine in questo caso. Scarica tra la piastra e i collettori sotto. Esatto. Quando non avviene vuol dire che i collettori sono molto buoni, cioè emettono molti ioni e non, non si caricano come potrebbe succedere. Cioè la scarica quando avviene perché viene tutta la resistenza dell'aria. Esatto, esatto. Quindi dipende esatto. Anche dall'umidità. Dipende anche dall'umidità, certo. Esatto. Adesso io, diciamo così, artificialmente avvicinerò gli elettrodi giusto per far vedere cosa può succedere nel caso che avvenga un fulmine che mi colpisca i miei collettori. È che nonostante ci sia il fulmine, praticamente il LED non si brucia. Questo perché adesso lo faccio vedere in uno schema appunto che ho preparato. Questo è lo schema. Infatti il circuito che si vede lì sotto è questo. E questo è il collettore, questi fili, sottili di rame. E tra collettore e terra esiste questo che si chiama spark gap, cioè praticamente è una capsula che contiene due fili che non si toccano, che però oltre un certo potenziale fanno venire una scarica, okay? In questo caso potenziale di 2,5 kV, perciò quando io applico tensione tra la piastra, che è il cielo in questo caso, e terra, il collettore comincia a mettere ioni. Il condensatore si carica, perché è collegato a terra tramite questa bobina. Quando la carica su questa piastra qui supera il 2,5 avviene la scarica, il condensatore si scarica e mette in moto, diciamo, la corrente in questa induttanza, che è questo qui, poi è un trasformatore, okay? Questo movimento di corrente induce una corrente nella parte opposta. Come vedete, chi di voi sa un po' di elettronica, qui le spire sono minori, di conseguenza se qui io ho una certa tensione, la tensione che genero qui è molto più bassa. Però una corrente più alta. Esatto. Il diodo serve per raddrizzare, qui sono oscillazioni, che quando io, qui ho la scarica, il condensatore comincia a scaricare e si forma un'oscillazione, si chiama oscillazione smorzata, in pratica una cosa del genere, no? Fino a che non arriva a zero, poi il condensatore si carica di nuovo e poi arriva un'altra scarica del genere, okay? E appunto qui la polarità varia, positivo o negativo, e il diodo serve per raddrizzare questa tensione, carica il condensatore, che fa un po' da smorzatore, diciamo così, il quale poi dà tensione al LED. Infatti si vede, inizialmente infatti si vede che il LED pulsa, no? Questo perché? Perché la tensione, ecco adesso vedete, l'impulso è così breve, diciamo, è così è poi poco intenso, per cui il condensatore non riesce a smorzarlo, okay? Invece quando ce ne sono tanti il condensatore comincia a caricarsi e praticamente il lampeggiare scompare. Cioè all'inizio è come se fosse il circuito aperto per il condensatore, non c'è. Esatto. E oltre una certa corrente poi si stabilizza. E dicevo, sì, se la tensione appunto supera una certa soglia viene il fulmine, la scarica proprio, che tra cielo e collettore, che potrebbe agire come parafulmine, infatti è una specie di parafulmine, e la corrente viene direttamente convogliata a terra tramite questo spark gap, perché qui quando io, tutte le volte che supero i 2,5 kV, la corrente passa attraverso e si scarica a terra, e di conseguenza il LED non viene bruciato, perché comunque qui, in questo punto qui, più di 2,5 volt non riesco a superare. Spero che negli impianti elettrici lo scaricatore di sovrattensione.
Esatto. Che serve per proteggere gli impianti. Infatti questo che c'è qui è proprio uno di quelli. Proprio quello che viene usato in ambito telefonico. Sì, 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 sì. Dipende, in questo caso può reggere diversi ampere. In questo caso abbiamo ogni scarica sarà dell'ordine dell'ampere, se ci sarà, perché comunque questo condensatore qui ha una capacità piuttosto bassa. Comunque questa cosa serve per far vedere come volendo si riesce a ricavare l'elettricità dall'atmosfera. Del resto, questo è già stato fatto, chi di voi era qui ieri comunque ha sentito appunto questo Aero Applauso negli anni 20-30, ha mandato su dei palloni aerostatici e collegati con un filo di ferro, un filo metallico, a un apparato molto simile a questo, e è arrivato a 200 metri di altezza ed è riuscito a generare ben 2-3 kW con uno di questi palloni. E il problema è che lui utilizzava il polonio, che è un materiale radioattivo che aiuta la ionizzazione, cioè aiuta a emettere ioni da queste punte sottili, no? E il problema è che se noi vogliamo adesso, esatto, se vogliamo proporre una cosa del genere, un metodo di estrazione dell'energia dall'atmosfera che sia ecologico, se noi proponiamo l'utilizzo di materiale radioattivo, è ovvio che le due cose sono un po', no, antitetiche. Di conseguenza lo studio è quello di riuscire a costruire cercare di fare un collettore che sia capace di generare abbastanza corrente, ma che non impieghi materiali dannosi per l'ambiente. E una possibilità è quella di utilizzare dei fili estremamente sottili che possono essere generati in vari modi. Per esempio, io ho scoperto un mese fa che ho letto un articolo dove viene proposta la generazione di nano fili di ossido di ferro, che è innocuo, di materiale innocuo, perché noi abbiamo dentro anche ossido di ferro. E il paper, cioè l'articolo, spiegava questa cosa, perché è importante nell'industria elettronica produrre questi nanofili per display, LCD e cose di questo genere. Però traslando questo tipo di tecnologia a questo esperimento qui, a questo tipo di approccio, si vede come io, utilizzando questi nanofili di ossido di ferro, posso aumentare la capacità del collettore di raccogliere corrente dall'atmosfera. Intanto il fatto che non essere sottili, forse il fatto che l'induzione più è piccola, no? La superficie, esatto, maggiore è la carica. Bravo, che me la cosa ho già anticipato prima. Praticamente l'emissione avviene per effetto punta. Cosa vuol dire? Quando io applico un certo potenziale, per esempio positivo, ad un oggetto metallico appuntito, sulla punta si viene a creare un campo elettrico così intenso che se è positivo, per esempio, io attraggo degli elettroni che si trovano nelle vicinanze ad altissima velocità. Questi elettroni impattano degli atomi neutri che si trovano nelle vicinanze, okay, e li trasformano li ionizzano, se si dice così, li ionizzano, li trasformano in ioni, okay, positivi. E questa qui è la cosiddetta reazione a catena, perché questo ione positivo che viene creato a sua volta crea un altro elettrone che mi va a impattare un altro neutro che mi crea un'altra molecola, un altro ione più un elettrone e così via, una specie di reazione a catena, si dice a valanga. E questo grazie al fatto che il potenziale elettrico nella punta è molto elevato, perciò è più la punta è appuntita e più diciamo così efficiente nel produrre la ionizzazione dell'aria circostante, okay? E di conseguenza ho più corrente. È ovvio che costruire una cosa del genere, cioè è ovvio che se io metto tante punte molto sottili in una superficie che è, diciamo così, piatta, mentre localmente il campo elettrico è molto intenso, diciamo, nella punta, poi mano a mano che che si allontana, il campo elettrico si smorza, per così dire, perciò
l'atmosfera vede, una, vede praticamente una piastra, perciò io devo arrangiare questi, questi micro aghi in modo da avere una specie di superficie, come si può dire, tipo un albero, una specie di frattale, per cui io devo avere una struttura già di per sé, per esempio, cioè tre punte per esempio, sulle quali io ho altre tre punte e così via, okay? E magari poi eventualmente alla fine ho questi nano fili, per cui a quel punto comunque il campo, cioè il campo così come visto dall'atmosfera è veramente, diciamo così, alterato e non si tratta solamente di un potenziale, in questo caso, piatto, per dire così. Esistono, a dire la verità, delle cose del genere, però basate su fili di acciaio inossidabile, semplici, non su delle nanopunte, che servono per scaricare l'elettricità, sono una specie di antiparafulmine. Invece di attirare il fulmine, scarico l'elettricità statica che si viene prodotta, per esempio, una torre di emissione di radiofrequenza, per esempio, delle antenne, torre delle antenne. Sono queste, diciamo, delle spazzole di metallo. Quando la torre si carica elettrostaticamente, perché l'atmosfera è molto carica, e queste spazzole cominciano a emettere ioni, e la torre ritorna a un potenziale per fare più basso. Esatto, perché se non ci fossero queste spazzole, la carica si accumulerebbe fino a che potrebbe scoccare un fulmine tra la punta della torre e la compagna. Ci sono quegli impianti che non sarebbe una buona cosa. Com'è? Su quegli impianti non sarebbe una buona cosa. Esatto. Con l'elettronica basta una variazione di potenziale molto bassa, per cui bruci tutto. Infatti le scariche elettrostatiche sono molto più dannose per gli apparecchi che non per noi quando si... Sì, esatto. Perché basta pochissima corrente anche. Cosiddetto, torniamo al discorso di fantascienza. Sì. Il fatto dell'esplosione in atmosfera di un'arma nucleare che crea un campo di breve, cioè, per breve tempo, però di altre intensità, brucierebbe tutte le apparecchiature che si trovano. Non è molto fantascienza. No, nel senso che non l'hanno, cioè, sì, vabbè, usato in tanti parlavo film o letteratura. Certo. Penso che, se non mi ricordo male, si parlava soltanto le valvole sono meno soggette a problemi del genere. Sì, perché per esempio nei semiconduttori, nei transistor, nei MOSFET, queste cose qui, è uno stato sottilissimo di semiconduttore che, se viene attraversato da una scarica elettrica, si deteriora, si brucia. Invece in una valvola è il vuoto, al limite scarica attraverso il vuoto, e il vuoto comunque, essendo vuoto, non è che se ne ha male, insomma, rimane uguale com'è. Infatti quel tipo di radio sarebbero ancora funzionanti. Sì, giusto. Ma più che altro l'effetto dell'impulso elettromagnetico, penso che coinvolga il problema delle memorie, perché ormai noi usiamo tutto in digitale, sì. Per cui se tu mandi un impulso elettromagnetico, non dico di bruciare i circuiti, ma è già sufficiente. E cancellare il contenuto delle memorie dei computer, tutta la tua bella elettronica te la prendi, sì, e la butti dentro pulito. Mi ricordo che queste cose, a questo esempio, qualcuno di voi si ricorda il film GoldenEye di 007, dove i russi inventano proprio un sistema di satelliti per distruggere l'elettronica, e un tizio ruba la chiave per attivarlo, e minacciano Wall Street, questo sistema di distruggere le loro banche, l'economia verrebbe azzerata. Certo, sì, infatti è molto pericoloso. Io però in questo modo, per esempio, non distruggi i dati memorizzati sui dischi, per esempio. Sugli ottici no. Però e anche sui vecchi hard disk non li distruggi. Tu distruggi tutte le memorie a stato solido, perché cambiano improvvisamente di stato e quindi perdi... Anche quella della base magnetica, anche tipo fossero videocassette o comunque quelle cassette particolari grandi, quelle pure smagnetizzi, cioè le magnetizzi in maniera completamente incoerente. Sì, con quelli grandi. Oggi come oggi il problema è questo, che qualsiasi apparecchiatura in grado di leggere anche un supporto ottico è comunque praticamente un computer con un firmware.
se tu gli hai zerato il firmware, sì, okay, tu ci hai quello che vuole, però quello lo ricostruisci al limite, sì, però calcolante che il supporto che conteneva la memoria tempi è vero, tempi per recuperare quei dati, poi dopo diventano incompatibili. Già solo il dato con Street va da gambe per aria, con congelo farebbe venire voglia le... E qui torniamo alla fantascienza. Ah già, è vero che sto dovendo tagliarlo. Tutto lì, mi piace, poi dopo verrebbero il cuore. Non so se ci sono domande, altre domande oppure. No, se... diciamo, parlando ecco dal punto di vista materiale e tecnologia, che tecnologia ce l'abbiamo, nel senso che una volta che parlato. Già esiste da dire. Grazie. No. Grazie a voi. Ciao. Materiali che andando avanti con la produzione di sempre nuove tecnologie si implementano. Poi comincia a diventare un discorso di problematica di uso, nel senso che certo la casa che si monta il sistema sopra con il tipo di vita quotidiana è diciamo, poco realizzabile. No. Infatti perché questo deve fare pezzi in cuore, infatti durante appunto la spiegazione avevo detto che in effetti avere dei palloni aerostatici sopra casa, poi c'è un po' di vento, questi cominciano magari addirittura a intrecciarsi, intrecciando un po' in quota rispetto a casa tua devi andare, sì, almeno parla di 100 metri per 10.000 volte, sebbene tutto dipende dal collettore, perché se riesco a fare un collettore che con soli 100 volt riesce a mettere 20 ampere, che adesso è fantascienza, però è un conduttore probabilmente, perché più è buono come conduttore, è la capacità delle punte di emettere carica. Per esempio questo Plauson appunto aveva ricoperto le punte di polonio, il polonio è un materiale che emette, non mi ricordo se particelle beta o particelle alfa, questi sono già degli ioni e permettono di rendere conduttiva l'atmosfera circostante e di conseguenza di far passare corrente, e per otteneva delle appunto un kilowatt, che sono molti, con un pallone di un metro di diametro, per esempio. E nel nostro caso è ovvio che se cioè per cominciare, nel caso che utilizzando questi nano fili di ferro, di ossido di ferro, si potrebbe immaginare una stazione del genere in un'area isolata, per esempio, nei paesi in via di sviluppo, e perché sì, un'applicazione del genere messa nelle case non so. Se lo metti in città e se lo si butta su sto palloncino, sai che intreccio. sebbene si potrebbe immaginare una cosa, diciamo, low energy, per cui io lo utilizzo solamente per caricare, ne so, il cellulare o per elettrodomestici a bassissima potenza, tanto io sul tetto, anche a questo livello qui quanti metri siamo? 3 metri, io ho 300 volt, perciò se io riesco a mettere anche 1 mA, ho già un certo quantitativo di potenza che posso utilizzare per caricare il cellulare. Per 1000 ampere, però dipende che tensione c'è. Cioè 300. Cioè, no, dicevo, tu dicevi 1 mA lì, non diciamo all'utilizzo finale. 1 mA qui, poi dopo l'utilizzo diventa la bassa tensione. Cioè, facevo quel conto lì, allora dicevo se era 1 mA ma già la tensione abbassata, dico non ci fai niente, invece no, se era 1 mA ma con la tensione ancora di 300, allora sì, voglio. Esatto. Allora voglio. Poi come le basi, perché da 312 volt abbassi lì un fattore dipende dai rapporti di conversione del trasformatore, sì, dipende dal trasformatore, anche perché quello è il sistema comune di trasporto dell'energia, le linee sì, alta tensione, media tensione, 380.000 che sono le linee principali, però anche perché il discorso economico, perché comunque cavi, sì, fai la tensione, i cavi possono essere piccoli, se no dovresti fare i cavi veri. Il Lenz molti anni fa stava studiando un sistema a 1 milione, cioè 1 milione di kilovolt. Attenzione, prego.
La sala ristorante è aperta, si prega di accomodarsi al secondo piano del ristorante, grazie. Dove sotto poi teneva una fattoria proprio di animali per lo studio e dell'influenza di campi magnetici. Perché quella è campi ad alta intensità, bassa frequenza ma alta intensità, e quelli poi so, sì, poi c'è il discorso, poi so che non è andata oltre, è rimasta la classe di 180.000 come linea portante. Comunque se già uno a queste tensioni qui si avvicina proprio sotto al palo della luce, sente proprio il ronzio. Sì, sì, ma vai sotto un traliccio dell'alta tensione come col neon di notte e si accende, altro che storia. Ecco, in effetti, ecco, per esempio, se metti questo aggeggio qui senza la parte metallica sopra, senza, solo con quell'alberello, lo metti sotto al traliccio, si attacchi, cioè il led si accende e si può anche attaccare qualcosa per caricare. Sì, comunque. Ovvio che c'è, puoi accendere le neon, però non te ne fai nulla perché alla fine non è usabile. Invece questo circuito qui ti rende l'alta tensione utilizzabile. Okay? Cioè, usabile per non inciampare quando cammini sotto una accendere la luce. Il discorso poi si sente ancora maggiormente dopo che ha piovuto, e l'ambiente è carico, si è sedimentato di particelle, esatto. È ancora più. Infatti poi ecco, beh, io per lavoro nelle cabine di media dove ci sono i trasformatori che dalla media passano alla bassa, c'è un combinato sempre un po' di ozono, delle scariche vengono. Ogni tanto anche le barre di trasporto energia in bassa, come c'è essere delle barre di rame di un certo spessore. È vero che lì in alta tensione e poi basta corrente, però poi la parte in bassa. Sì, dopo quando abbassi la tensione. Quando si parla della distribuzione dell'energia anche bassa corrente è sempre un termine molto relativo. Per il corpo umano il limite sui 30, il famoso 30 mA. Per dire intorno alle persone che dice lui è bene non andare a pisciare, solo la tensione del passo di dispersione che fulmina. Infatti negli studi medici abbiamo un differenziale che sono a 10 mA, perché anche perché poi si è molto alto, si è a contatto con il discorso della pelle che comunque tende a essere isolante, sì. Ma la parte interna del corpo c'ha. Ma infatti la fulminazione avviene perché per esempio il cardiopatico, per quello che per il cardiopatico già 30 mA sono tanti, perché qui vai avanti con impulsi elettrici che regolano la valvola, no? Il cardiaco. Quindi quando ti passa anche una corrente bassa, qui impazzisce, sì, e fibrilla. Esatto, fibrilla, proprio così. Mentre invece correnti ancora più alte ti mandano proprio in tilt il cervello. Poi vabbè, parte poi le bruciature, il cosiddetto marchio elettrico. Ci sono stati poi comunque sentivo parlare di persone che sono state colpite dal fulmine. Sono bagnate, si sono salvate perché è esploso praticamente, sono passati gli abiti, sì. Ha preso scaricati.